Come dire ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Octopath Traveler. Nello scorso episodio abbiamo proseguito l'avventura di Alfin e oggi siamo arrivati qui a Mineralia per scoprire cosa effettivamente ci dirà l'ultimo capitolo di Alfin. In precedenza, a Ponte Sacro, Alfin usa i suoi talenti per salvare la vita a un ladro di nome Miguel, ma non appena recupera le forze, l'uomo rapisce e ferisce un ragazzo innocente. Ha commesso un errore a restare fedele ai suoi principi? Che avesse ragione Ogen? Forse non tutte le vite meritano di essere salvate. Alfin volge dunque lo sguardo al cielo. Dimmi, tu cosa avresti fatto? Ma non riceve risposta. Così, con il cuore attanagliato dai dubbi, il giovane speziale giunge nella città di Mineralia. Ho compiuto un lungo viaggio, ma sento di aver trovato più domande che risposte. Ancora nessun segno? Se non voglio finire sul fondo di un canyon al primo passo falso, devo assolutamente reagire. Domande, domande. Oh, salve, perché quell'aria triste? Oh, Metapino, la mia povera moglie e i miei bambini sono affetti da una terribile malattia. Perché la pestilenza ha infestato il nostro sventurato villaggio? Non abbiamo già sofferto abbastanza? Quella borsa, non sarei mica uno speziale? Già, e sono qui perché ho saputo dell'epidemia. Sei giunto in nostro aiuto, quindi. Per una volta gli dei ci sorridono. Gli speziali esistono proprio per questo. Coraggio, portami pure dai pazienti. Oh, grazie, ti accompagno subito. Ti chiedo scusa, forse la mia è solo un'impressione, ma c'è qualcosa che ti turba. Anche tu hai un'aria terribilmente cupa. Oh, non è nulla, assolutamente. Avanti, non perdiamo tempo. Ok, dirigiamoci assolutamente verso la casa di questo abitante. Diavoli, devo nascondere meglio le mie preoccupazioni. Sì, Alfin. In ogni caso, ho un lavoro da sbrigare. Ed è anche ora di sbrigarlo, che ne dici, carissimo? Cavolo, sono tanti, tutti ammassati poi. Si crea un'area di epidemia qua dentro. Diavoli, guarda quanti sono. Sto arrivando. Oh! Guarda un po' chi è arrivato. Ciao amico. Un attimo, ma quello! Prima di iniziare le cure avrei bisogno di alcune informazioni sul suo conto. Molto bene, perdoni le domande. Ora, vediamo di fare qualcosa per questa tosse. Oh, grazie signor Mi chiamo Ogen, sono uno speziale viaggiatore. Un uccellino mi ha parlato dei vostri problemi, quindi ho pensato di venire. Non uno, ma ben due speziali sono giunti nel nostro umile borgo? Forse la sacra fiamma brilla ancora su di noi. Come potremmo mai sdebitarci? Non si preoccupi di... Mi perdoni. Che succede? Ti credevo un uomo dalle mani ferme, vecchio mio. Continuiamo a incontrarci, eh? Ancora tu? Credevo che avessi mollato tutto e fossi tornato a casa. Evidentemente sei un uomo di tutt'altra risma. Puoi dirlo. Tolte le medicine e la mia ostinata determinazione, non resterebbe nulla di me, a parte l'amore per il buon vino, ovviamente. Se lo dici tu. In ogni caso, considerato il numero di pazienti bisognosi di cure, è un piacere averti qui. Che dici di fare squadra? Quattro mani sono meglio di due, non credi? Preferisco di no, io lavoro sempre da solo. Ero certo che l'avresti detto. Come vuoi dunque, anch'io farò lo stesso. Certo però che brutto, perché alla fine ci vanno a rimettere i pazienti. Uff, bene, dovrebbero essere finiti. Comincio ad avvertire una discreta sete. Credo che farò un salto in taverna. Ci vediamo, Ogen. Ogen. Che succede? Che succede? Quel tizio le ha appena somministrato un medicinale, vero? Certamente, si è lodata la sacra fiamma. Mi permetta di dare un'occhiata, ci vorrà solo un attimo. Che succede? Ma? Boh. Cosa ha fatto, boh? Vai alla taverna. Of course, I go to the tavern, please. Eccomi, ciao.
Una caraffa del vostro distillato più forte. Una caraffa. Qualcosa ti turba, amico? È così ovvio, eh? Ce l'hai scritto in faccia. Ah, non è nulla, solo un amore sperduto, che ho già iniziato a dimenticare. Se stai cercando di sedurmi, dovrei fare molto meglio di così. Ma dove va? Sei solo un bugiardo. Cioè? Non sono il solo ad aver bisogno di un goccetto, sembra. Giornata lunga? Parlo sul serio, se menti troppo, persino a fin di bene, rischi di dimenticare la verità. Vedrò di tenerlo presente, allora. Ho esaminato la medicina che hai somministrato a quelle persone. Era un lavoro insolitamente approssimativo, come se il tuo cuore fosse altrove. Non ti sfugge niente, vero? Da tempo non faccio altro che chiedermi: per chi, per cosa sto distillando i miei medicinali? Perché ho scelto di diventare speciale? E in tutta franchezza non lo so, non trovo una risposta. Neanch'io, e credo di averla cercata molto più a lungo di te. Ma non mi dire. È una mia impressione, ti tremano le mani. Forse hai solo bevuto un goccio di troppo. Siamo entrambi esausti, senza dubbio. Concediti una nottata di sonno. Non esistono risposte, non per me. Tutto così cupo, tutto così triste. Alfin! Oi! Chi sei? Salve, cosa posso fare per lei? La mia febbre sta peggiorando di ora in ora. È stato Hogan a curarla, giusto? Dovrebbe aver sbagliato le dosi. Ah, impossibile, il dottor Hogan è uno speziale 1000 volte più in gamba di lei. Dato? Ma che? Beh, si è nutrita tale stima nei confronti di Hogan. Stavo solo scherzando, la prego, signore, mi serve il suo aiuto. Il signor Hogan è troppo esausto per occuparsene. Esausto? Soltanto oggi ha fatto cadere i suoi strumenti almeno 20 volte. Poi ha iniziato a tossire in modo orribile, infine è scappato via. Che strano. Ma non mi sorprende se è stanco, con tutto il lavoro che ha da fare. Dov'è? Ma vuoi vedere che ha contratto la pestilenza? Merissa. Melissa, perdonami, cioè. Stai morendo? Ah no, stava sognando. Sempre lo stesso incubo. Sì, sta tossendo di brutto. Non posso concedermi alcuna tregua, i pazienti mi attendono. Non ce la fa più, è esausto. Chissà da quanto conduce questa vita. Comunque Alfin deve girare in città. Esplora il villaggio, ok? Va bene. Di qua? Sì. Oh, quello era Hogan. Mi hai salvato la vita, viandante. Come potrò mai ripagarti? Ho solo fatto il mio lavoro, ma ora devo andare. Ehi, Hogan! Ancora tu? Ho sentito dire che scatarri sui pazienti non riesci a tenere in mano gli strumenti. Il tatto non è il tuo forte, vero? Qual è il problema? Non avrai una brutta diarrea? Eventualmente non sarebbe comunque affar tuo. Sì, certo, sapevo che l'avresti detto. Perché non mi lasci dare un'occhiata? Puoi scordartelo. Coraggio, vecchio mio, che tu ci creda o no, sono preoccupato solo per te. È un sentimento nobile, ma del tutto fuori luogo. Conosco il mio corpo come le mie. Non direi. Che la sacra fiamma mi infiammi. Devo visitarti, che ti piaccia o meno. Tieni giù quelle luride mani. Una tua visita non mi direbbe nulla che già non so. Cosa sta succedendo?
Vorresti farmi credere che tutto quel sangue non ti preoccupa? Cos'è successo? Tu non stai bene e io sarei un pessimo speziale se ti lasciassi partire senza uno straccio di terapia. Ora lasciati in visitare, intesi? D'accordo, prova a curarmi, se ci riesci. Continui a non fidarti di me, brutto figlio di... Che succede? Diavoli. Cosa c'è? Stai cadendo letteralmente a pezzi. Cosa diamine può essere questa reazione violacea? È un miracolo che tu sia ancora in piedi. Come ti sei ridotto in questo stato? Non capisci, se non accetti di curarti, morirai. Me ne rendo conto e lo so meglio di te. Allora perché? Non ho motivo di risponderti. E anche se ti spiegassi tutto, cosa potresti fare, scusa? Niente, ecco cosa. Lasciami andare, Alfin, per il bene di entrambi. Non è una scelta saggia, per niente. Sono quasi sicuro che il boss di questo posto sia... secondo me il boss di questo posto è qualcuno che ha la cura per Hogan. Chiamiamolo Hogan, che Hogan non si può sentire. Hogan è più bello. Indaga. I lamenti di Hogan. E ciò che volevo sapere, non mi resta che parlare con Hogan in persona. In persona. È questa la casa di Hogan? Vabbè, sì, qua, dorme qua. Melissa, come conosci quel nome? Ti ho spiegato il motivo per cui scelgo quali pazienti curare, vero? Mi hai detto di aver perso la tua adorata moglie. Fu uccisa da un uomo che tu stesso avevi salvato. Esatto, ma questa non è tutta la storia. Dopo quella sciagura, decisi di mettermi in viaggio. Non avevo più speranze e ambizioni, volevo solo aiutare il prossimo in qualsiasi modo possibile, per rendere fiera mia moglie. Ma anche quell'illusione ebbe vita breve. Un giorno giunsi in un villaggio e me lo trovai di fronte. Sì, l'assassino della mia Melissa. Aveva una famiglia, una moglie, un figlio piccolo. Quando li vidi insieme a ridere e scherzare, qualcosa si infranse dentro di me. Sorpresi quell'uomo in un attimo di solitudine e gli riservai lo stesso destino che aveva riservato a mia moglie. No, non può essere. Fu una sensazione strana, avevo impiegato giorni a salvare la sua vita e in un attimo la soffocai per sempre. Quanto è fragile ed effimera l'esistenza umana. Fuggii da quel villaggio come una furia, senza mai voltarmi indietro, e continuai a viaggiare come se nulla fosse accaduto. Bizzarro, non trovi? Nessuno dei cittadini seppe mai che il loro salvatore aveva preteso in cambio una vita. Non sopporto il pensiero del dolore che ho inflitto ai familiari di quell'uomo, dunque evito di pensarci. Che diritto ho di giocare con le vite altrui se le mie mani sono sporche di sangue? Più volte ho pensato di mettere fine alla mia, ma non ci sono mai riuscito. Quanti anni sono passati? Ho attraversato l'intero regno, esponendomi a morbi e pestilenze di ogni genere, al punto di distruggere il mio corpo senza neppure rendermene conto. Ma non ho mai pensato di sottopormi a cure. Sono un assassino, un peccatore. La mia vita non è degna di essere salvata. Ora capisci, Alfin? È questa la risposta a cui sono giunto. Comincio a sentirmi stanco e ti prego, lasciami riposare in pace. Che sad. Quindi adesso devo trovare una cura. Assolutamente. Voglio curarlo. Quello stupido. C'è niente qui che possa aiutarmi in un momento simile? Ah, che caos. Ho avuto troppo da fare per rimettere tutto in ordine. Hogan è deciso a morire. E questa è la risposta che ha trovato dopo un viaggio lungo e tormentato. Chi sono io per criticare la sua decisione? E in fondo, cosa potrei fare per lui? Anche solo miscelare pozioni e curare ferite non è semplice. Come posso pretendere di guarire un cuore infranto? Sono solo un essere umano, piccolo e insignificante. Diavoli.
Questa cos'è? Una lettera? Cos'è? Al mio caro amico Alfin. Quando leggerai questa lettera, sarai senza dubbio in un remoto villaggio nei recessi del regno. Ti ho spinto con gioia ad affrontare questo viaggio, ma a dire il vero sono preoccupato moltissimo per te. Mi angustia l'idea che tu possa incontrare un povero sventurato e farti carico delle sue sofferenze. Dopotutto, hai sempre avuto un animo sensibile. Eppure, se mai dovessi perdere la forza delle tue convinzioni, ricorda ciò che abbiamo imparato insieme. Zef. È bravo il nostro Zef. Zef, sei tornato. Certo, Nina. Qualcosa non va? È tutto a posto, non preoccuparti. Cioè, sta diventando un botto toccante. Alf. Ho sempre ammirato il tuo altruismo. Aiuti il prossimo senza pensare mai a te stesso. E in questo senso sei il miglior speziale e il miglior amico che si possa desiderare. Non hai nulla di cui preoccuparti. Nulla da temere. Confida nel tuo cuore e sii sempre te stesso. Con l'animo in pace e a testa alta. PS, è troppo imbarazzante parlarne di persona, quindi nasconderò la lettera sul fondo della tua sacca, d'accordo? Che idiota. Solo per aver letto le tue parole ora il volto paonazzo. Grazie, amico mio. Ma non ho motivo di darmi troppa pena, no? So cosa sono chiamato a fare, e giuro sugli dei che nessuno mi impedirà di farlo. Ho ragione, Zef? Dimostrerò a tutti la forza delle mie convinzioni. Sì, anche a te, ovunque tu sia. E persino a te, Hogan. Aspetta e vedrai. Io l'ho detto, secondo me dobbiamo andare a curare qualcuno o qualcosa. Rieccoci. Scusa, vecchio mio, sono tornato, che ti piaccio o meno. Alfin, quante volte devo ripetertelo? Lascia qui e prosegui per la tua strada. Ora basta. Smettila di lamentarti e stenditi, o sarò costretto a usare la forza. Cosa? Ma che ti salta? D'accordo, sei un dannato assassino, un peccatore, ma non mi importa. Non spetta a me scegliere chi meriti di vivere o morire. Non sono un dio. Se posso essere d'aiuto a qualcuno, sono pronto a sputare sangue per salvarlo. Per questo sono diventato uno speziale. Ed è tutto ciò in cui credo. Quindi adesso dobbiamo salvarlo, ne sono sicuro. A posto, questo ti aiuterà a respirare, almeno per il momento. E ora cosa intendi fare? Non è ovvio? Voglio curarti. E non solo il tuo corpo, ma la tua anima. Preparerò un elisir formidabile. Ti sembrerà di rinascere. Aspetta e vedrai, Hogan. Tu vuoi curare me? Non farmi ridere. Se ci riesce però può curare ogni singola cosa, eh. Può curare l'incurabile. Sono corso via come un salvatore dalla patria. Ma non so neppure da che parte iniziare. Quei sintomi mi sono totalmente nuovi. Se mai dovessi perdere la forza delle tue convinzioni, ricorda che abbiamo imparato insieme. In effetti ricordo. Zef e io stavamo studiando insieme. Ascolta, Alf. Ricordi di quel malanno che ti colpì da giovane? Per poco non finivi al creatore. Gradualmente perdesti il controllo del corpo, non riuscivi neanche a tenere in mano un cucchiaio. E quelle orribili pustole viola, era uno strazio vederti ridotto a quel modo.
Ho tentato di riprodurre l'elisir che ti curò, ma con scarsi risultati. Quello speziale viaggiatore era formidabile. Ah, peccato non aver pensato di chiedergli la ricetta. E se fosse Hogan? Sarebbe bello. Bei tempi, Zef, ma ora non è il momento dei ricordi. Un attimo! Non riuscivo a reggere un cucchiaio? Possibile che Hogan. E le pustole viola! No, impossibile. O magari sì. Se Hogan soffre della mia stessa malattia, significa che esiste una cura. La stessa che mi salvò la vita. Pensa, Alfin, pensa! Cosa conteneva quel medicinale? Ma chi voglio prendere in giro? Non ricordavo nemmeno dei miei sintomi. Diavoli, deve essere qui da qualche parte. Pensa. Eccolo lì. Eccolo lì. Vai col flashback. Bene, così dovrebbe andare. Sei un bambino fortunato, Alfin. La malattia aveva quasi preso il sopravvento. Ti restavano 1 o 2 giorni al massimo. Fortunatamente avevo con me la cura necessaria. Il destino opera per vie misteriose. Quanto tempo ho impiegato a preparare questo elisir? E l'ho ricavato da ingredienti che potrei non ritrovare mai più. A onor del vero, non era destinato a te, ma ormai non ha più importanza. Se riuscirà a salvarti la vita, avrà assolto al suo scopo. Ora dormi, ragazzo. Domani ti sentirai meglio. Chissà. Ah! Oddio! Ah, non posso uscire. Indaga. Un ospedale viaggiatore, o almeno quello che sembra di aver capito. Gira il mondo per aiutare le persone inferme. Come me! Diavoli! Quanto vorrei seguire le sue orme. Età 24. Ricetta dell'elisir. Come? Cosa contiene la pozione, chiedi? In un momento come questo, per giunta. Allora non stavi scherzando quando dicevi di voler diventare uno speziale. D'accordo, chi sono io per rifiutare una risposta a una giovane mente curiosa? Il distillato dell'Elisir contiene una piuma di Orcaquila, un temibile mostro volante enorme al punto da oscurare il sole. Quelle bestie dominano i cieli sopra la foresta di Rube, non lontano dal villaggio di Mineralia. Tienitela larga da quel posto, bambino mio, perché un'arcacula potrebbe ghermirti con i suoi artigli e trascinarti fin sopra le nuvole. Abbiamo trovato l'elisir. Non so come, ma ora ricordo tutto! Devo solo procurarmi una piuma di Orcaquila. E la sacra fiamma mi colga se la foresta di Rube non è proprio oltre i confini di questa città. Mi hai salvato di nuovo, straniero. Non mollare, Hogan. Quindi adesso dobbiamo andare a salvare immediatamente Hogan e soprattutto tuffarci in questa foresta di cui si parla. Andiamoci. Sentiero per la foresta di Rube. Ovviamente, ragazzi, super giga iper taglio per evitare momenti molesti che non voglio, di cui non voglio annoiarvi. Perfetto, ci vediamo direttamente in foresta. Ragazzi, eccoci qua alla foresta di Ruba, livello pericolo 45. Non troppo alto, ma quanto basta. Tressa ha notato 4.000. Porca miseria, sono tanti. Comunque, come immaginavo, qua andiamo a prendere la cura per curare Orge, Olge, Orge, Olge. Io procedo, faccio anche tagli perché, come vi ho detto, non voglio assolutamente annoiarvi. Tressa prima o poi mi farà diventare ricco sfondato. Ve lo giuro. Oh, un salvataggio. Comunque i nemici che si trovano non sono particolarmente forti. Non, per adesso non mi hanno ancora dato particolari problemi. Anzi, vi dirò, si gestiscono tutti abbastanza bene. È che purtroppo hanno un quantitativo di vita che è fuori dal normale. Quindi ci metti un pochino a mandarli KO. Però come vedi, una volta che entri,
nel giro delle debolezze il danno che fai è elevatissimo. Ci metti veramente poco. Per esempio, l'ultimo baluardo gli fa veramente tantissimo danno, vedete? E due sono stati eliminati. Qua mi pare di avere un'ascia. Ok, vedi. Qua inizia a dominare. Poi turno mio di nuovo. Dominio di nuovo. Situazione praticamente a posto. Anche perché poi doni PP qua ad Olberi, che inizia a spammare la finisce, raga, dicendo. Eccomi arrivato. Qua si dovrebbe trovare l'orcaquila, che dovrebbe essere tipo enorme. Oh, eccola. Porca miseria, è enorme. Ma è un grifone. Diavoli, sei un mastodonte. Non sarà uno scherzo, ma non posso arrendermi. Per il bene di Hogan. Eccoci qua con la boss fight finale della storia di Alfin. Le enormi armi della Elva ci la proteggono da, ovviamente, questo. Abilità marcante. Dona PP a Olberic. Perfetto. Olberic, carissimo, fammi scoprire tutte le debolezze di questo amico. Vediamo. Sono tutte magie. Sono tutte magie. Scopriamole insieme. Fuoco no. Perfetto. Sarà vento. Abilità mercante. Doniamo PP nuovamente ad Olberic, che praticamente ogni turno dovrà spammare questa benedettissima mossa. Ok, Tressa, carissima. Tressa. Potrei fare Traslaruna. Facciamo Traslaruna, così al turno dopo iniziamo a spammare. Allora, proviamo Fulmine prima di tutto. È debole al Fulmine. Notizia buona. Attacco, ouch. Mi ha diminuito la difesa fisica. Questo non dovevi farmelo. Oggetto. Allora, vento. Proviamo il vento se sei debole. Non sei debole al vento. Porca miseria, ma cosa sei debole? Vabbè, facciamo che nel dubbio ti metto veleno. Così, per un paio di turni. No, ha fallito il veleno. Cavolo, fa male. Porca miseria, semmena. Allora, fuoco l'ho fatto. Vento non lo soffri. Quindi ghiaccio dovresti soffrirlo. Una chicca. Oggetto. Abilità milita. Facciamo così. Sì, dai. Mi metto per primo il turno dopo. Tu fai. Oggetto. No, facciamo così. Tu fai abilità. No. Sì. Dona PP. Doniamo PP a Tressa. Così Tressa, che ha fatto Traslaruna, ci protegge con abilità maestro di rune. Abilità mercante, scusate, passo laterale. Eviteremo tutto al 100%. Adesso, oh, finalmente pazienza, ti sei degnato. Facciamo una cura grande su tutti. Adesso turno di Olberic. Grazie a Dio. Oggetto. Dimmi che ce l'ho. Oh, ghiaccio. Fatto. E c'ho il dominio. Adesso tocca a Therion, che potrà tranquillamente fare ghiaccio di nuovo. 1, 2, 3, fatto. Adesso Alfin, che farà amputazione. Pochissimo, ma non fa niente. Tressa. Ghiaccio a tutti. Mettiamo ghiaccio a tutti. Ah sì, faccio vedere come funzionano le rune, perché non mi pare di averlo ancora fatto. Vediamo se funziona con urlo di Winnekild. Credo, Dovrebbero entrare. Infatti, entra. Perfetto. Abilità negromante. Facciamo... No, ira elementale. Così per tot turni la difesa è ridotta. 9, 9, 9, 9, 9.
Vediamo cosa possiamo fare con lui. No. Facciamo semplicemente lascia. Guarda come entra. Un sacco di danni gratis. Che bello. Abilità mercante. Dona pipì. Sì, dona pipì. No, passo laterale. Così continuiamo a schivare. Ok, abbiamo tutti i 6 possibilità di schivare. Cioè, 6 mosse le schiviamo tutte. Doppio artiglio. Oh, schivata. Abilità maestro di rune. No. Facciamo dona pipì su Olberic. Sei debole alla spada. Io ce l'ho la spada. Io non ho la spada. Porca miseria. Ma ho qualcosa di molto simile. Ho ghiacciolo. Che ti fa comunque danno. Allora, vediamo se abbiamo fortuna. Non mi ricordo se tipo entra, però nel caso io ci provo. Vediamo se tipo... No, non entra. Abilità comandante. No, aspetta, cosa sto facendo? Uno. Entra. Dominio. Turno dopo ha più senso. Perché se la facciamo adesso, la difesa è indebolita. E qua si becca tutti i danni, belli seri. Perfetto. Abilità negromante. Vai. Fagli dannissimi. Sconfitto. Mazza, oh, quanti danni. Porca miseria. Li ha sentiti tutti. Confettura rinfrescante. Sarebbe stato più figo tipo che mi avessi dato l'oggetto lì per creare questa cosa ipotetica. La piuma. E se n'è andata. Perdonami, amica mia. Ma questa penna salverà la vita di un uomo. Preparati, Hogan. Che ti piaccia o meno, io ti salverò. E sarà anche il caso di farlo bene, carissimo. Sono tornato, vecchio mio. Potresti abbassare la voce? Mi scoppia la testa. Ops, chiedo scusa, ma ora è tempo di mettersi al lavoro. Pensi sul serio di potermi curare? È assurdo, come speri di... Anni fa un uomo mi salvò la vita. In effetti, in qualche modo me lo ricordi. Aspetta, ma plot twist è lui? No, dai, non penso. Assolutamente. Stammi bene a sentire, Hogan. Sarei anche un vegliardo, ma non è ancora giunta la tua ora. Ci sono persone che soffrono e muoiono lì fuori. Può ancora salvare moltissime vite. Forse hai ragione. Anni fa incontrai un uomo che mi disse queste stesse parole. Anche lui era uno speciale, e nell'ora dell'oblio furono proprio le sue parole a trattenermi. Avevo perso la speranza, non mi restava più nulla per cui vivere, eppure lui mi convinse ad andare avanti. Come si chiamava e cosa disse per scuoterti dal torpore? Scopriamolo. Oh, opla. Vediamo se è lo stesso. È lo stesso! Hogan, guarda le tue mani. Sono soltanto due, ma hanno il potere di salvare innumerevoli vite. Vivi, Hogan, se non per te stesso, almeno per quanti hanno bisogno del tuo aiuto. Ovunque ci sono persone che soffrono e che muoiono. Ma tu puoi ancora salvare moltissime vite, sempre che tu voglia. Perché mi stai aiutando? Che domanda è questa? Quando una persona è in difficoltà cerchi di aiutarla, è tutto qui, non trovi? Beh, motivo più semplice di così si muore. Furono queste le sue ultime parole. Sembra incredibile, ma in te vedo qualcosa di lui. Diavoli. Quelle parole. Anch'io le ho sentite quando ero soltanto un bambino. Tu cosa? Non c'è dubbio. Fu quell'uomo a salvarmi la vita.
Un altro ricordo? Non saprei. Sì. Grazie, signore. Ma perché mi ha salvato? Non abbiamo denaro da offrirle. Ascolta le mie parole, figliolo. Ho scorto una persona in difficoltà e l'ho aiutata. Tutto qui. Diavoli. Anch'io spero di poterlo fare un giorno. Non avevo mai visto nessuno come lui. Le sue parole, le pozioni miracolose che distillava. Non si limitò a salvarmi la vita. Diede un nuovo scopo alla mia esistenza. Per questo sono diventato uno speciale. È la stessa persona. Il destino opera per vie misteriose. Parlami ancora di lui, Hogan. Io non conosco neanche il suo nome. Graham Crossford. Lo incontrai 10 anni fa. Viaggiava per il regno, proprio come me. Disse che stava cercando un rimedio per la sua amata moglie, colpita da un male che molti ritenevano incurabile. Non avevo mai visto un uomo tanto abile a preparare unguenti ed elisir. Viaggiò di città in città, curando ovunque feriti e infermi, e riuscì a distillare l'elisir di cui aveva bisogno in appena 2 anni. Purtroppo era già tardi, l'amore della sua vita aveva ormai lasciato questo mondo. Mi raccontò la storia del brillante ragazzino a cui aveva offerto in dono il medicinale. Quel bambino eri tu, vero? Dopo avermi salvato la vita, riprese il suo viaggio e si diresse chissà dove. Tempo dopo, a quanto pare, si ricongiunse al suo amore perduto. Capisco. In ogni caso ora è tutto chiaro. Graham non sceglieva i suoi pazienti, aiutava chiunque incontrasse, proprio come te. Non vedevamo la realtà allo stesso modo, ma tra noi c'era rispetto, o almeno così mi piace pensare. A ben vedere, ho sempre avvertito qualcosa di familiare nelle conversazioni con te. La tua innocenza, la tua ingenuità, comunque tu voglia chiamarla, rispecchia l'animo di quell'uomo. Tu rendi onore al suo spirito meglio di chiunque altro. Sebbene tu sia solo un pappamolle sentimentale. Se lo dici tu. Vabbè, l'hai curato? Speriamo. Grazie di tutto. Oh, Hogan. Ciao, bellissimo. Hogan, sei sicuro di star bene? Sì, grazie a te, vedrò l'alba di domani. Ho trascorso le ultime notti nel timore di non farcela, ma sembra che il tuo elisir abbia trionfato sul morbo. Mi perdonerai se evito di ringraziarti, dopo tutto non ho chiesto io di essere salvato. Non devi ringraziarmi. Quella tomba l'hai costruita tu? Sì, è il mio modo per rendergli omaggio. Avrei voluto incontrarlo di nuovo, ma ormai, giusto? Conoscendolo, scommetto che anche lui ne sarebbe stato felice. Beh, per me è ora di andare. Dopotutto, ci sono altre persone che hanno bisogno del mio aiuto. Tu cosa pensi di fare, vecchio mio? Io? Ottima domanda. Immagino che continuerò a vivere, almeno per ora, e farò il tutto possibile per espiare i miei peccati. D'altra parte, ci sono persone lì fuori che hanno bisogno ancora di me. Prima Graham, e ora tu. Entrambi mi avete aiutato a ricordare perché ho scelto questa strada. Beh, quindi avevo ragione su qualcosa, dopo tutto. Abbi cura di te, intesi? Dopo quanto è accaduto, so che non ti perderai di nuovo. E neanch'io, puoi starne certo. Voglio ben sperarlo. A quel tempo, le arti mediche erano ancora agli albori, mentre nel mondo infuriavano guerre ed epidemie, ammalati e infermi potevano contare solo su unguenti e tonici, preparati da uomini e donne che servivano il popolo con saggezza e compassione. Tutti li chiamavano semplicemente speziali. Questa
questo Graham non è la prima volta che lo settiamo, sono sicuro che avrà un'importanza fondamentale in questo gioco. Ma sono tornato a casa. Ed ecco qua la fine del capitolo di Alfin. E suppongo che quello sia Zef. Bene ragazzi, possiamo considerare conclusa anche questa storia. Come sempre vi ringrazio enormemente per la visione. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace. E io vi aspetto in un prossimo episodio, il prima possibile, per continuare la storia di Ophelia, che abbiamo già affrontato un po' di tempo fa, ma che ancora non abbiamo finito. Mi raccomando un mi piace, io quindi vi aspetto in un prossimo video, non mancate. Ciao!